Quindi io davvero vi ringrazio di nuovo per la vostra presenza, per questo secondo incontro che l'altra volta Roberto ci ha garantito che si entrava anche proprio più in alcune questioni, come dire, definirle tecniche non è corretto, ma proprio anche relative alle fatiche che ognuno di noi nei vari ambiti ha nel lavorare con e per i migranti proprio perché ci sono dei. Chiedo scusa, io sento poco. È possibile alzare un pochino la voce, per favore? Alzo, così va Grazie. meglio. Così va meglio, mi senti meglio chiunque tu sia? Spero di sì, grazie. Ok. E dicevo che oggi con Roberto entreremo un pochino più nel merito proprio per comprendere come alcuni aspetti culturali, alcune azioni dei nostri migranti che a volte ci comportano così fatiche, difficoltà anche solo di comprensione. Per riuscire un po' anche a lavorare meglio. Non è sicuramente un incontro che è esaustivo di tutto quello che noi vediamo e abbiamo visto in questi anni, a seconda delle varie nostre competenze e attività di lavoro, però sicuramente ci può aiutare a comprendere meglio e anche forse un po' a modificare da una parte i nostri stereotipi e dall'altra anche le nostre modalità di azione nell'accoglienza. Grazie di nuovo a tutti e se non ci sono questioni tecniche lascio la parola a Roberto. Grazie, buona tenda. Ricomincerei proprio da due formule, da due parole utilizzate da Donatella, la fatica e il tentativo anche diciamo, di migliorare la nostra azione, pensando, ripensando, interrogando i nostri gesti, i nostri protocolli, i nostri presupposti. Se ricordate, lo dico anche a mo' di sintesi della volta scorsa, ho insistito su una duplice necessità, quella di considerare le appartenenze culturali dell'altro come uno dei poli, dei due poli del problema. E con altri autori, con altri ricercatori, si preferisce ormai da parte di molti, da parte mia, utilizzare la formula situazione migratoria perché c'è chiaro che non si può comprendere molto dell'altro senza introdurre nella riflessione, nella critica, nelle domande che facciamo anche l'altra polarità, cioè il noi istituzionale, il noi come operatori, il noi come sapere psicologico, psichiatrico, clinico, giuridico, anche quello degli assistenti sociali. Aggiungo come piccolissima riflessione che la formula situazione migratoria è in qualche modo insomma, è un'idea ripresa a partire da un'altra celebre formula, quella di situazione coloniale, che fu elaborata negli anni 50, perché si comprese allora che non si poteva ragionare solo dei colonizzati, era necessario, era obbligatorio introdurre un'analisi dei comportamenti, delle pratiche dei colonizzatori. Da quel momento la situazione coloniale è diventata un modello per pensare l'incontro fra gruppi, fra istituzioni, fra società e individui. Insomma, su questa polarità, su questo dialogo, noi ci concentreremo. Perché? Perché è ingenuo, sarebbe grossolano immaginare di utilizzare la formula cultura o culturale solo in riferimento all'altro. Questo è un vecchio problema metodologico, epistemologico, ve l'ho detto già la volta scorsa, qualcuno forse lo ricorderà.
immaginare la nostra come legge con la L maiuscola, scienza come S, con la S maiuscola, norma con la, norm, con la N maiuscola e quella degli altri, solo cultura, sarebbe davvero ingenuo. Le nostre norme, le nostre leggi, i nostri codici, le nostre convenzioni, le nostre regole, le nostre categorie diagnostiche sono il prodotto di un lungo percorso storico-culturale. Basti guardare per un istante al dinamismo infinito delle categorie diagnostiche in psichiatria che si moltiplicano, si riducono, cambiano, vengono cancellate o proliferano per avere conferma di come è la matrice culturale e sociale che produce quelle che per noi sembrano essere categorie oggettive. Allora, per curare la fatica, potrei provocatoriamente dire quasi con formula zen, bisogna aggiungerne un po', e cioè pensare che noi lavoreremo meglio se ci liberiamo dalla idea ingenua che le nostre siano verità, quelle degli altri, errori, menzogne o idee culturali. È qualcosa di molto facile a dirsi, molto, molto difficile da praticare. Vi faccio un esempio tratto dall'esperienza di questi giorni, perché anche insomma, in questi giorni, se non sono a Torino, comunque alcune situazioni continuiamo a seguirle, vi riporto quasi integralmente a memoria, come dicono gli amici africani francofoni, par cœur, le parole pronunciate da un operatore sociale, il quale, in merito allo stile educativo di una donna africana nei confronti dei minori, dei bambini, ribadiva: certo, capisco che questo può essere un modo che lei ha appreso nel suo paese, un modo di educare i bambini che in qualche modo lascia loro tanto margine, ma qui siamo in Italia. Ed è proprio questa frase, in apparenza ovvia, scontata, dove sembra che non ci sia più nulla da aggiungere, che io vorrei soffermarmi un istante con voi. Perché il discorso qui siamo, eccetera, eccetera, in realtà costituisce una sorta di croce e delizia dei nostri modelli di lavoro. In che senso? Noi abbiamo bisogno di pensare le nostre pratiche come fondate su presupposti saldi, prodotto di una evoluzione che ci ha fatto raggiungere la migliore situazione possibile. A guardare da vicino e con sguardo critico o semplicemente impietoso le nostre pratiche, le nostre realtà istituzionali, noi scopriamo poi innumerevoli contraddizioni e nello scoprire queste contraddizioni, anche molto dolorose, dobbiamo ammettere, dobbiamo riconoscere che i modelli di lavoro, i protocolli, le pratiche dei servizi, le categorie, spesso costituiscono poco meno che un velo che copre le contraddizioni, confermandoci nell'illusione che è ai nostri modelli che dovremo continuare a far riferimento, noi come loro. La provocazione, la sfida della etnopsichiatria critica, come aggiungo sempre, è quella di immaginare una possibilità altra, un modello dinamico che faccia incontrare e coevolvere dei modelli, delle idee, delle pratiche insieme, sino a trovare per ciascun problema, per ciascun gruppo, individuo, la soluzione più appropriata. L'altra volta, con ironia, dicevo che se volessimo
guardare per davvero la realtà criminale delle nostre società, ci renderemo conto che i gesti criminali dei nostri utenti spesso sono davvero piccola cosa, sono menzogne innocenti, crimini innocenti. E aggiungo, leggevo alcuni giorni fa un libro di Lubiano, Guaina Lubiano, La casa che la razza ha costruito, una frase che mi ha fatto pensare in vista dell'incontro di oggi. Il colore delle carceri è il colore nero, i criminali sono per lo più neri. Sappiamo che questo non è vero, ma ci siamo abituati al punto che persino le minoranze afroamericane ci credono. E questo è un dato così oggettivo, così schiacciante, da imporci di pensare a ciò che rischiamo di dimenticare e non vedere più grazie proprio a quell'effetto di velo che le nostre categorie e l'uso dei nostri modelli ritenuti i migliori possibili, finiscono con determinare. Tutti sappiamo che le carceri sono abitate in prevalenza, soprattutto se guardiamo ai dati delle carceri minorili, da utenti stranieri. È un dato relativo alla cultura, è un dato relativo alla psicologia, è un dato relativo alla semplice variabile integrazione debole, o c'è piuttosto un piccolo veleno nello Stato moderno, nello Stato-nazione, che è appunto un veleno razziale che continua a concentrare un certo tipo di malessere, di devianza, di criminalità e di sanzione all'interno di alcuni gruppi, mentre invece consente molte altre opportunità, molti escamotage, molte possibilità di sfuggire al braccio sanzionatorio della legge, ad altri gruppi, ai gruppi egemonici. Questo è un pensiero con il quale muoverci anche quando ci interroghiamo su che significa incontrare gli altri, fare un buon lavoro culturale e soprattutto ridurre quella fatica che deriva spesso dall'insuccesso, dal sentimento di non essere capiti, di essere su fronti opposti, come gruppi proprio armati, gli uni e gli altri, ciascuno con le proprie convinzioni. Faccio un piccolo riferimento storico-metodologico perché è sicuramente uno dei capitoli più importanti della storia dell'etnopsichiatria ed è un capitolo che ebbe sviluppo alla fine degli anni 50 in Senegal, una clinica che era quella della capitale, la clinica dell'ospedale universitario di Fan, dove uno psichiatra europeo, Henri Colombe, si confrontò con questo dato fastidioso, ma per lui rilevante. I trattamenti rivolti ai pazienti non erano efficaci. Tuttavia, quando si accorge che nei reparti, durante le ore più calme, può venire a far loro visita un Depcat, che è un guaritore, un Borom Hamham, che è un terapeuta dotato di conoscenze anche di tipo empirico, cioè relativo a piante medicinali, eccetera, eccetera. Ma soprattutto quando si riesce a organizzare con i pazienti un rituale, una cerimonia a valore terapeutico, l'evoluzione, gli esiti clinici cambiano radicalmente. Colombe ha un'intuizione, convoca nell'ospedale questo famoso, celebre Depcat, sacerdote di un culto, e gli chiede di collaborare con lui, anzi arriva a chiedergli in modo ingenuo di predisporre un altare, importante tappa della cerimonia del NDEP, nell'ospedale. Il guaritore si rifiuta, dice: "Non ti lascio una cosa così seria, così
così sacra nelle mani. L'altare lo faccio piuttosto nel mio cortile, dove lo faccio sempre. E tuttavia, malgrado l'iniziale, malinteso, la collaborazione comincia. E l'etnopsichiatria di Colombe sviluppa a partire da questa umile apertura e riconoscimento che il proprio sapere è meno efficace di quello locale, sviluppa uno dei capitoli più interessanti. Lo psichiatra fa un passo indietro, sa che certe cose gli sfuggono e lascia che altri esperti, esperti locali, muovano con le loro tecniche, con le loro conoscenze. Capitoli infiniti, poi se qualcuno è interessato o interessata mi chiederà perché sono cose che somministro quotidianamente nei miei corsi universitari, quindi posso darvi molti riferimenti. Però è un'immagine importante che alla fine degli anni 50 uno psichiatra europeo riconosce che un sacerdote, un prete, un operatore religioso, mettiamolo in questi termini, con una incredibile cerimonia che ha fatto scrivere infiniti libri, capitoli, articoli, poteva risolvere quei casi per lui enigmatici che sembravano rinviare a modelli di psicosi, di schizofrenia, di gravi forme di dissociazione o di depressione. Un'idea analoga, e la riporto perché questa può essere persino più vicina e più suggestiva, riguarda il nostro collega Michele Risso, psichiatra italiano, che negli anni 60 ha lavorato in Svizzera, a Berna, in una clinica psichiatrica con un collega svizzero, con il quale ha trovato lo stesso problema di Colombe in Senegal. Questa volta però i dati erano anche più intriganti per quanto ci riguarda. Non erano pazienti malati nel loro contesto di origine, erano immigrati e, cosa ancora più importante, si trattava di immigrati italiani che venivano essenzialmente dalle regioni del sud. Risso e Böker, questo è il nome del suo collega svizzero, scrivono nel 64 un libro dal titolo Sortilegio e delirio. Ancora una volta, con grande onestà, Risso e Böker ammettono che di fronte a queste formule magiche, questi santini, questi pacchetti confezionati nei villaggi della Lucania, del Puglia, della Calabria e arrivati in Svizzera, grazie a questi doni preparati dai maciari, dai maghi, il paziente è clinicamente guarito. Non era stato sufficiente quello che allora era il farmaco di nuovo ingresso nei reparti della psichiatria, la clorpromazina, non era stato sufficiente il modello ergoterapeutico, eccetera, eccetera. Era bastato però che queste persone venissero contattate, trattate dentro un linguaggio a loro familiare, dentro modelli a loro più comprensibili, che un interruttore era scattato. Ovviamente qui noi abbiamo da definire a distanza di anni e con la consapevolezza di oggi quel problema che voi conoscete benissimo e che per noi una sorta di scivoloso enigma. Noi abbiamo per anni, psicologi, psichiatri, insistito sul valore decisivo della famiglia, delle reti sociali, della comunità per la prognosi della sofferenza psichica. Abbiamo sottolineato l'importanza di coinvolgere la famiglia, di motivare i membri del gruppo a sostenere la persona sofferente. E poi con immigrati ed immigrate tutto questo sembra che lo si sia dimenticato, lo si sia messo da parte. E non ci interroghiamo sul fatto che trattare, provare a curare qualcuno senza rimettere in campo le relazioni, anche le relazioni,
velenose, dolorose, conflittuali, come spesso noi incontriamo nelle nostre vicende, con i membri della famiglia, con i membri della collettività di provenienza, di appartenenza, noi ci amputiamo, ci priviamo di uno degli strumenti più importanti che si conosca. E questo lo sottolineo perché molte volte il sentimento di impotenza degli operatori e delle operatrici, un sentimento che avvilisce e paralizza, potrebbe essere curato proprio cercando di capire che cosa noi, senza volerlo, abbiamo dimenticato, abbiamo messo da parte. Abbiamo degli individui soli, delle vere e proprie monadi, direbbe un antropologo francese, e abbiamo la pretesa con il nostro parlare, con la nostra parola, i nostri modelli, i nostri farmaci, di poterli curare. Pia illusione, come sappiamo, dal momento che un individuo solo, che non riesce più a essere parte di un gruppo, di una lingua condivisa, di una memoria condivisa, senza essere ancora parte di una nuova collettività, una persona a rischio, alla deriva. E dunque, per soggetti che non sono ancora, e forse ancora per molti anni non lo saranno, parte delle nostre reti, della nostra società, intervenire in un modo così semplificante, tagliando questi legami, recidendo queste relazioni, è una pretesa grottesca. Vi posso dare, posso ricordare a voi il, diciamo, rovescio di questo dato, ricordandoci che spesso le persone più fragili, anche quelle che sono da anni in Italia, proprio a conferma della loro solitudine sociale e culturale, spesso rimangono estremamente dipendenti da noi. E con noi soltanto mantengono un legame che fa sperare loro di trovare una risposta nei momenti della crisi. Credo che sia esperienza condivisa quella di ricevere telefonate, richieste di aiuto da persone che pure stanno da 20 anni in Italia e che ormai possono contare soltanto su uno psicologo, su un assistente sociale, su un medico come unica risorsa di fronte a un'angosciante, paralizzante crisi delle relazioni, una paralizzante solitudine che è parte importante del loro male. Ora sto guardando un aspetto particolare della fragilità, della vulnerabilità, ma lo faccio perché l'idea di rendere più raffinati i nostri strumenti di intervento ispirandoci all'etnopsichiatria non deve far dimenticare quello che noi, a partire dalle nostre pratiche anche di critica delle istituzioni totali, abbiamo imparato. Una persona che non sia autenticamente messa in rapporto o rimessa in rapporto con un gruppo, assai difficilmente riuscirà a camminare da sola, ad andare avanti. Il modello delle psicologie altre, quelle che noi chiamiamo culturali, lo sa benissimo. Le psicologie africane, le psicologie amazzoniche, le psicologie siberiane non smettono di insistere sull'idea che un individuo isolato è poco più che un'assurdità, un paradosso, tale che in alcuni proverbi si dice che l'individuo solo è semplicemente l'individuo folle. Questo non ci deve sfuggire perché significa riorientare la nostra attenzione nello stesso momento, tanto a dimensioni, aspetti simbolico-culturali che sono caratteristici di quella persona, quanto all'attiva costruzione di reti di ascolto e di condivisione. Come si fa questo discorso che è gigantesco e in apparenza impraticabile. L'esperienza alla quale io faccio riferimento, ovviamente, è un'esperienza circoscritta, dalla quale ho imparato molto, e cioè quella del centro
Fanon, dove sin dall'inizio abbiamo compreso come per riattivare dei legami dovevamo essere noi stessi, operatori clinici, gruppo, villaggio, famiglia, relazione, sfondo sul quale la persona poteva proiettare le sue angosce, le sue ansie, le sue domande, le sue infinite richieste, la sua aggressività. E questo modello, nato da una pratica che ormai sfiora i 28 anni, i 29 anni, ci ha confermato che il primo gradino di una risalita sta proprio nella capacità di essere per la persona una sorta di succedaneo, di sostituto del gruppo. Ripeto, non sono così ingenuo da dimenticare che il gruppo e la famiglia sono spesso, altrettanto spesso, luoghi infernali di conflitto. Questo lo sappiamo per la stessa tradizione occidentale che ci ha fatto conoscere nel corso dei decenni, grazie a grandi opere, livello di violenza, di complicità perversa e di indifferenza che la famiglia e il gruppo possono alimentare. Questa sicuramente è una legge universale. Dobbiamo subito cominciare a sottolineare questo aspetto che ci potrà essere utile anche nella discussione a venire. Un gruppo, una famiglia immaginati come semplicemente luoghi positivi costituisce un'ingenuità, non esistono. E quindi un gruppo terapeutico che però permetta a queste persone di riorientarsi in un mondo che li ha bastonati in molte maniere, grazie a delle relazioni visibili, tangibili, contro le quali urlare, gridare. Comincia a essere per noi uno strumento etnopsichiatrico rigoroso da usare con rigore per l'ascolto e la cura di queste traiettorie in frantumi. Sono molto contento di sentire spesso operatori e operatrici che dicono: ma sì, ha gridato molto, ma io non ho avuto paura. Quando l'educatrice è entrata nella stanza chiedendomi se ci fossero problemi, l'ho rassicurata dicendo che io non avevo nessuna difficoltà a gestire quella situazione. Stiamo di fatto con questi piccoli pezzi di saggezza in apparenza banali, costruendo un patrimonio di saper fare che io vorrei porre alla vostra attenzione anche perché nelle vostre mani comunque sia riconosciuto quello che c'è già, e il fatto di poter essere investiti dall'aggressività dell'altro è importantissimo, che l'altro si possa permettere di esprimere la sua rabbia, la sua aggressività, con un operatore o un'operatrice anonimi di un paese straniero, vuol dire anche il grande investimento affettivo che quell'aggressività in realtà esprime. Ed come dire, un paradosso che chiunque clinico ha spesso sperimentato. Quando un paziente dice no, non prendo quel farmaco, è un paziente più sano di chi prende qualunque farmaco senza criticare. Il paziente che esprime la sua aggressività è un paziente più legato a noi di quelli che invece sono indifferenti, freddi, che non si lasciano catturare in queste dimensioni private, perché l'aggressività è uno dei nuclei più segreti e profondi, ci rivela l'aggressività. Quindi, se sappiamo farne buon uso, l'aggressività può essere un momento, un innesco di cambiamento. Ecco allora come un'etnopsichiatria critica vuole costruire spazi di azione, ma anche di emozione, da mettere al servizio della cura. E ovviamente il passaggio che alcune di voi conoscono bene, quanto noi si sia insomma, stati attenti a valorizzarlo, è il passaggio
della lingua. Il cercare di lavorare con la lingua, con le parole, con termini i cui significati ormai sono cancellati persino alla memoria di queste persone, è un altro elemento di grande accelerazione della relazione, della costruzione della relazione terapeutica. Vi do soltanto, come dire, un esempio che ovviamente devo mascherare per ovvi motivi, ma e che forse ho fatto già in altre occasioni, quindi mi perdonerete se mi ripeto, ma uno dei tratti più enigmatici di una nostra storica paziente è, per esempio, il suo atteggiamento estremamente ambivalente, sintomatico, al cospetto di parole che non le sono chiare, ma che sembrano evocare l'idea di un dono, di un aiuto. Ogni volta che lei si sente oggetto di un'azione, mettiamola in termini, ecco, un po' paternalistica, che voglia permettere qualcosa a lei quando non può permetterselo, che le dà delle risorse quando non ne ha più, ebbene, questo aiuto sortisce sistematicamente l'effetto di accrescere rabbia, accrescere diffidenza, accrescere o sviluppare autentici sintomi deliranti di natura persecutoria. Ho impiegato io stesso del tempo a comprendere la ragione per la quale il gesto del dono, dell'aiuto, poteva essere così paradossale. Certo, io dovevo saperlo, perché come antropologo so perfettamente quanto il dono sia un concetto ambivalente, carico anche di minaccia e carico anche di vincolo. Nessuno di noi è al cospetto di uno sconosciuto tranquillo quando riceve un regalo. Ma col tempo e un giorno mi sono ricordato del cognome della donna che avevo di fronte a me. E quel cognome, in una lingua dell'Africa occidentale, chiaramente sono generico per ragioni ovvie, traduce letteralmente la nozione di pawnship, di prestito. E questa nozione, pawnship in inglese, questa nozione che per noi può essere banale, mi ha fatto scattare nella testa l'associazione con alcune letture che avevo fatto tempo addietro relativamente alla storica minaccia rappresentata in questa area geografica dell'Africa dai rapporti di potere fra più deboli e più potenti o fra locali colonizzati e colonizzatori. Quando io chiedevo un aiuto, ad esempio, per poter utilizzare dei concimi, degli strumenti per coltivare la terra, per sfamare le mie mandrie, e non riuscivo a restituire il debito, allora il rapporto veniva in qualche modo regolato dal fatto di dare in prestito, per esempio, mia figlia. È uno dei meccanismi più noto della produzione, della genealogia, della prostituzione in epoca coloniale. Ragazze più giovani venivano anche inviate in città, messe al servizio come colf, come aiutanti, e ovviamente molte di loro, ahimè, entrarono poi, già alla fine dell'Ottocento, vi sto parlando di questo periodo, nella maledizione del circuito della prostituzione. Questo gli storici, in particolare uno storico come Aderinto, lo ha detto molto bene. Il nesso fra colonia e prostituzione data proprio alla fine dell'Ottocento, grazie a questa crisi economica, a questo indebitamento e a questa logica del prestito che veniva mediato dai corpi. Perché sto facendo questa apertura? Perché credo
un assistente sociale, uno psichiatra, uno psicologo, più avvezzi a prescrivere gocce di Aldol o indicare come fare un curriculum per trovare lavoro, debba occuparsi della risonanza, dell'eco e della ferita che si trovano ormai, come dire, incrostati nel cognome di una persona, sembra qualcosa di assurdo, sembra un dispendio di energia enorme. Eppure è grazie a questa associazione, a questa intuizione, che è diventato possibile rigenerare il rapporto con questa persona, modificare il modo, i termini della nostra offerta, dei nostri progetti terapeutici, persino modificare il nostro linguaggio, lo stile della nostra comunicazione. Ciò significa che anziché riprodurre certezze o cose ovvie che noi riteniamo non aver bisogno di un'autocritica, abbiamo preferito fermarci, riconoscere zone diciamo, di nostra ignoranza, di nostra opacità e lavorare piuttosto su questi dettagli. Parlare del significato di un nome, parlare del significato letterale di termini che indicano alcuni sintomi. Ecco, questo è quello che io non smetto mai di ricordare, qualcosa che oggettivamente appesantisce e rallenta il nostro lavoro, ma il nostro lavoro deve riconoscere che dalla velocità nulla, soprattutto nelle relazioni interpersonali, nella relazione con la sofferenza, nulla può essere generato di produttivo. Quindi è un invito a trarre soddisfazione, e questo è il secondo paradosso, dal non sapere, è un invito che io vi faccio non per provocarvi, ma perché riconosco nel corso della mia esperienza che le zone di non sapere sono zone infinite. Solo qualche giorno fa, ricordate forse il riferimento fatto la volta scorsa a un utente del Mali che ho incontrato in carcere, che poi ho scoperto essere conoscitore di un sistema di divinazione fra i più complessi, più sofisticati sul piano logico-matematico. Ora mi capitava, a partire da un altro paziente, di entrare all'interno di un sistema iniziatico del quale avevo letto anni e anni fa quando ero a fare ricerche in Mali, ma veder risuonare in questa persona la memoria di un sistema iniziatico originario del Mandè, fra i più complessi, un sistema con diverse tappe di conoscenza cosmologica, botanica, religiosa. Alcuni autori parlano di una geografia mitica per parlare di questi pezzi di memoria appresi nel corso del percorso iniziatico. Ebbene, ancora una volta io mi sono reso conto di un dato che già un collega molto criticato, molto controverso, ma al quale continuiamo ad essere debitori, cioè Toby Nathan, aveva affermato negli anni 90. Toby Nathan aveva detto: basta, smettiamo di considerare gli stranieri, gli utenti dei nostri servizi, unicamente come vittime e come bisognosi di aiuto. Questo finirà per creare soltanto dipendenza e impedire che si individuino con loro percorsi di uscita dalla loro condizione. Cominciamo a considerarli come portatori di esperienze, di legami, di conoscenze. Creiamo le condizioni perché tutto ciò possa essere rivelato e guadagneremo anche come terapeuti strumenti al momento inaccessibili per avvicinarci alle loro
esperienze ai loro sintomi. Ora introduco un concetto un po', diciamo, complesso che richiederebbe molto tempo, ma per l'uso che ne voglio fare, insomma, possiamo accontentarci di una definizione molto, rapida, molto sommaria. È un termine che in antropologia è tornato dopo diversi decenni di moda, anche se era già stato lanciato negli anni 40, ripreso soprattutto negli anni 60 grazie a uno studioso che si era occupato di culture degli indiani del Nord America, ed è il termine ontologia. Ontologia è un termine più di natura filosofica che ha a che fare con ciò che è, con il reale, con la realtà. Quando si dice ontologia, in genere lo si dice al singolare. Il tavolo sul quale il mio computer è appoggiato, è un dato ontologico. Non posso metterne in discussione né l'esistenza né le caratteristiche. Ora, da qualche tempo, il dibattito antropologico ha preso come nuovo modo di pensarsi la formula svolta ontologica per ricordare la necessità di aprirsi a realtà ontologiche altre, diverse, fino a concepire l'esistenza di mondi spesso non facilmente traducibili, coesistenti e non soltanto del nostro mondo. Anche qui mi rendo conto che il tempo non ci permette di dettagliare tutto, però potete intuire la portata di questo che io definisco un esercizio. Non dovete immaginare quello che l'antropologo o l'etnopsichiatra suggerisce come una Bibbia, diciamo, di verità o di strumenti magici per risolvere qualunque problema. Però io lo penso come un esercizio utile a pensare diversamente i problemi che incontriamo, la domanda di cura che ascoltiamo e immaginare come provare a, come dire, ad avvicinarci a incontrare diversamente dati esperienze così inossidabili, così difficili da tradurre. Una per tutte. L'ontologia del corpo. Quando le persone ci parlano di esperienze che noi riusciamo a malapena a tradurre con termini come disturbi della cinestesi, disturbi psicosomatici, deliri o altre allucinazioni, ebbene, un dato che l'etnopsichiatria, la psichiatria transculturale non smettono di sottolineare è che queste esperienze in contesti che sono largamente diffusi sono condivise e non segnano affatto un destino nel senso di una patologia. Le persone sperimentano nel proprio corpo, del proprio corpo, del rapporto fra il corpo e lo spazio esterno, aspetti che noi non abbiamo più sviluppato, abbiamo in qualche modo lasciato ai margini del nostro apprendimento e della nostra esperienza. Noi abbiamo sempre più sviluppato protesi, mettiamolo in questi termini, una per tutte, protesi mnesiche. Noi abbiamo a questo riguardo una memoria estremamente ridotta, rimpicciolita, rispetto solo alla memoria di un secolo fa. Questo è un dato banalissimo, dovuto al fatto che si sono moltiplicati gli strumenti che assorbono e conservano informazioni. Ora, altre tradizioni hanno, nel rapporto con il passato, con esperienze ed eventi passati, una molteplicità di modi per ricordare questi fatti, alcuni dei quali affidati al corpo, altri affidati a quelli che per noi potrebbero sembrare sintomi, allucinazioni. Ma per farmi capire meglio, quante volte ho incontrato
persone che avevano esperienze oniroidi, indecifrabili, indefinibili, che in realtà altro non erano che memorie dei luoghi in cui avrebbero trovato piante medicinali da utilizzare per il trattamento di un paziente. La loro memoria riproduceva sotto forma di idea quasi allucinatoria, di esperienza oniroide tra sonno e veglia, la localizzazione di un luogo. Tutto ciò ci insegna anche l'utilità di moltiplicare le domande anziché di ridurre le risposte nei confronti di comportamenti e di anche domande che spesso non riusciamo più a ricondurre al nostro universo più familiare di sintomi, di diagnosi, di protocolli terapeutici. Questo, ripeto, è per me sin troppo facile fino a quando parlo di etnopsichiatria, quando parlo di psichiatria trasculturale, però allo stesso modo quello che vi sto suggerendo ha la sua portata anche quando si guardi a un altro grande capitolo che noi rimuoviamo con singolare facilità, e cioè il modo in cui il contesto attuale, il contesto sociale attuale, è generatore di sofferenza, di sintomi, di malessere, di conflitti. L'ho detto la volta scorsa che la questione del razzismo è una questione stranamente presente. Noi siamo consapevoli del fatto che le società occidentali stanno mostrando inquietanti e crescenti segni di razzismo, di violenza razziale. Sappiamo, e ne abbiamo dati innumerevoli, che persino le istituzioni più sacre, quelle della cura, quelle della protezione sociale, possono veicolare atti, giudizi o rappresentazioni di tipo razziale. Lo sappiamo perché è documentato in mille modi, in innumerevoli modi, e tuttavia non riusciamo a fare il passo successivo e chiederci in che misura questa atmosfera di minaccia, questa atmosfera di violenza, questa atmosfera di incertezza possa tradursi nel corso dei mesi e degli anni in sintomo. Qualcosa che mi sorprende, che mi interroga. Quando una adolescente africana di colpo cambia comportamento, si tace, non parla più in famiglia, con la madre, quando un utente che ha sempre avuto un atteggiamento collaborativo di colpo muta il suo sguardo e sente dentro di sé paura e rabbia. Io non posso unicamente ritornare sulla mia litania di ideazione persecutoria, disturbo percettivo, eccetera, eccetera, eccetera. Devo capire, devo misurare quanto le nostre società stanno diventando iatrogene, cioè capaci di produrre sintomi. E questo è qualcosa che la società e gli esperti negli Stati Uniti hanno documentato benissimo già dagli anni 40. Durante le elezioni, spesso ricordiamo io e i miei colleghi un famoso quanto eccellente, drammatico esperimento che si chiama il Dole Test, il test delle bambole. Molti di voi sicuramente lo conoscete. Ve lo riassumo. Due psicologi, marito e moglie, entrambi afroamericani, presentavano a dei bambini molto piccoli, tra i 4, i 5, i 7 anni, delle bambole di colore diverso, e stranamente i bambini dicevano che quelle nere erano bambole più brutte, più cattive, e addirittura quando si chiedeva loro di puntare il dito verso la bambola che più somigliava a loro, cioè cercavano di capire verso chi si identificavano, dopo uno sforzo che spesso aveva portato a piangere alcuni di loro,
i bambini indicavano col dito le bambole bianche. È un'esperienza che scoraggiò i due autori dal continuare perché loro stessi ne vennero scossi. Alcuni hanno criticato per altre ragioni più metodologiche il test, ma rimane forte il significato di quello che volevo suggerirvi. In una società razziale, un bambino di 4-5 anni è già dentro una vertigine, non sa a chi deve identificarsi, non sa come deve pensare il proprio corpo, il colore della propria pelle, quanto sia percepito negativamente dagli altri e quanto lo sguardo, quello che gli inglesi distinguono, ci sono due termini in inglese per parlare di sguardo, uno è look, l'altro è gaze, quando questo gaze, e ce n'è anche un terzo, uno sguardo ancora più sfumato, più sfuggente, che ferisce e taglia ugualmente, glance. Ebbene, quanto questi sguardi che sono fra il paternalistico, il curioso, il negativo, possano, giorno dopo giorno, piegare la psicologia delle persone. Questo vale non solo per i cittadini afroamericani negli Stati Uniti o per quelli africani in Europa, anche per altre minoranze, nei bambini messicani, nei portoricani negli Stati Uniti, nei bambini vietnamiti e cinesi in Europa. Ogni minoranza vive questo rapporto durissimo, difficile, che, se va bene, riempie qualche piccolo capitolo nei manuali di psicologia o di psichiatria, qualche nota, qualche paragrafo, qualche titolo in bibliografia. E dovrebbe diventare invece il capitolo più importante, il capitolo più massiccio sul quale riflettere se vogliamo diventare davvero servizi e operatori e operatrici di cura. Cioè anticipare il problema psicopatologico, dirne l'autentica natura, anziché accontentarci di applicare, anche ignorando i dati che ci sono presenti, la natura di quella sofferenza. Quando ho esordito evocando la frase molto ordinaria e benevola, detta spesso da operatori e operatrici, qui siamo in Italia, qui, sottinteso, devono fare come noi, ho detto che noi con questa formula, da un lato, nascondiamo qualcosa di importante. E, insomma, soltanto il tempo mi impedisce di fare il lungo elenco delle cose che noi nascondiamo. Noi ci sentiamo società del diritto. E poi un grillo parlante ci ricorda quello che è accaduto nella caserma Diaz, quello che è accaduto nelle carceri di Capovetere, quello che accade in vari commissariati, in varie prigioni, eccetera, eccetera. E ci accorgiamo allora che il nostro Stato di diritto, con i suoi centri di detenzione amministrativa, i suoi CPR, forse è qualcosa che tanto di diritto non è. E allora dobbiamo obbligarci a ferire la nostra intelligenza ogni volta che dimentichiamo queste contraddizioni. Ma se guardiamo ai nostri luoghi di cura, chi è psichiatra deve fare un grande sforzo di amnesia, non di memoria, per dimenticare la violenza brutale con la quale nell'SPDC di Vallo della Lucania un uomo innocente, docile, lasciato in condizioni di disidratazione durante un TSO è morto qualche anno fa. Dobbiamo fare un grande sforzo di amnesia per dimenticare che anche a Bergamo, 2 anni fa, una ragazza giovanissima in un SPDC è stata lasciata morire durante un TSO. Le nostre istituzioni non sono meno violente. E allora facciamo un passo, un salto in avanti e ricordiamo quanto le nostre società, nel loro insieme, possono diventare sorgente di sofferenza. Se noi cominciamo a muovere queste immagini, anche l'altro probabilmente riesce a produrre un salto, un legame di complicità con noi, e
e sentire la nostra condizione comune. Entrambi, lui, lei, che sono fuggiti da un paese in fiamme di violenza, di arbitrio, e noi che sappiamo come questi arbitri non smettono di riprodursi persino nelle società occidentali, diventiamo di colpo molto vicini, onestamente vicini, operatori e utenti, a combattere una comune lotta per il rispetto dei bisogni, la cura dei sintomi e la ricerca di un equilibrio, di una soluzione, di un futuro possibile. Questo lo sottolineo perché ho sempre guadagnato molto dal costruire intorno a una complicità metodologica, morale, politica, uno strumento di cura, non avendo paura di quel termine che spesso veniva lanciato contro di me dai miei colleghi e dalle mie colleghe quando dicevano: attento, questo che stai facendo è un chiaro esempio di collusione con il terapeuta. La parola collusione è uno dei, diciamo, dei termini più spesso utilizzati per criticare che cosa? Questo movimento di distacco che il tecnico, l'esperto, l'operatore spesso fa nei confronti dei propri modelli e dei propri protocolli. Quando si avvicina troppo al punto di vista del paziente, noi temiamo che ci sia un rischio di collusione. In realtà quello che stiamo dicendo forse è che ci sentiamo un po' traditi. Allora bisogna riprendere questi spazi di complicità perché possono diventare veri e propri luoghi di trasformazione. Ed ecco allora che la madre che sembra occuparsi dei figli all'africana, non capendo che qui il contesto è diverso, che sono diverse le aspettative, i modelli pedagogici, quello che i giudici si attendono lei faccia, potrà modificarli solo a partire dal momento in cui non sentirà queste come verità lanciate contro l'intero suo mondo culturale, la sua intera storia. E questo anche un passaggio sul quale voglio rapidamente dire qualcosa. Quando noi parliamo della cultura degli altri, dobbiamo ricordare che per non meno di 2 secoli, 3 secoli, questa cultura è stata fatta a pezzi, ritenuta cumulo di macerie, di superstizioni, di banalità o di cose orribili, cannibalismo, stregoneria, sacrifici sanguinari. Tutto ciò è stato sempre il commento apposto accanto alla cultura degli altri. Perché stupirci che queste persone possano vivere nella loro cultura portandocene il meglio, se debbono piuttosto vergognarsene o avere cura di nasconderla? E con ciò noi e loro si finisce inevitabilmente col rinunciare a quella risorsa che abbiamo imparato in questi anni a essere a certe condizioni una risorsa enorme. Allo stesso modo, queste persone, non dimentichiamolo, che vengono da storie oggetto di una lunga umiliazione. Mi rendo conto che questo, soprattutto il 20 luglio, possa suonare come un'ennesima provocazione. L'assistente sociale, lo psicologo, lo psichiatra non vogliono essere obbligati a fare un lavoro di tipo storico. Eppure avevo imparato da un grande etnologo gesuita che l'autentica cura e la religione migliore in fondo non è che atto di ricapitolazione. Così scriveva Éric Devonny. Questa ricapitolazione noi dobbiamo farla se vogliamo essere all'altezza della sofferenza che non è solo del presente, ma di tante generazioni passate. E vi garantisco che molte persone
proprio in virtù di questo sentimento umiliato, fanno molta fatica a condividere con noi segreti, esperienze che scopriremo spesso a caso e molto tardi. Nella più recente, diciamo, fase di lavoro clinico, ho raccolto una serie di incredibili segreti dolorosi che non erano stati rivelati per anni a nessuno, e che evidentemente tormentavano queste persone. Devo avervi già parlato della donna che per sottrarsi alle violenze di un patrigno decide di avvelenarlo, e tuttavia per un tragico errore il veleno viene ingerito dalla sorella. E prima ancora che lei riesca a liberarsi di questo patrigno, uccidendolo, sarà testimone dell'agonia atroce della sorella per sua stessa mano. Una persona che arriva con questo passato, con questo inferno, vittima di violenze ripetute da quando aveva 10 anni, fino a concepire come unica soluzione l'omicidio del suo aguzzino per sottrarsi a questo inferno e la fuga, quale fragilità, quali bisogni può avere, e noi soltanto immaginare in assenza di informazioni. Un'altra persona mi diceva che aveva appreso che la figlia, affetta da una grave disabilità, affidata alla sorella, era stata ritenuta per l'evoluzione negativa di questa disabilità una bambina posseduta da uno spirito, da un genio minaccioso per il benessere di chi le stava intorno. E senza dirle nulla, era stata abbandonata sulle rive di un fiume e con l'intervento poi di un. Di un personaggio difficile da definire, ciarlatano, marabutto, non lo so, abbandonata poi al suo tragico destino. Ora, questa perdita quanto pesa? Come può essere comunicata? A quali condizioni può essere un altro terreno di lavoro con sofferenze profonde? Quando io parlo di ignoranza, non mi riferisco soltanto all'ignoranza delle culture di appartenenza. Mi riferisco a quello che sempre più mi sembra fondamentale, il segreto che non ci verrà mai rivelato, o che ci verrà rivelato solo raramente. Noi ignoriamo la quasi totalità dei tragici segreti di queste persone. E lo dico perché non ci venga come dire, la spinta a investigare, ma quantomeno ci sia nella nostra attenzione alle loro domande di aiuto un'area di pensiero nella quale lasciarci questa piccola domanda: che cosa può aver vissuto, cosa può aver sofferto, quali sono le esperienze traumatiche di cui forse non riuscirà a parlare mai con nessuno, ma del quale io, con uno sforzo di immaginazione, devo poter almeno tracciare qualche profilo. Questo è un impegno che credo sia di per sé terapeutico. Un'immagine molto bella di un romanzo che suggerisco ai miei studenti, alle mie studentesse, dice che di fronte al dolore dell'altro non dobbiamo essere necessariamente stati testimoni, persone in grado di ascoltare per intero le vicende di cui le persone che stanno di fronte a noi sono state vittime. È importante però che loro sentano sempre la disponibilità e la capacità di ascoltare questi segreti. Ed è questo forse il principio terapeutico in senso lato che dovrebbe poter circolare negli spazi del nostro incontro con l'altro.
La terza provocazione che vi lancio è che se quello di cui vi sto dicendo ovviamente appartiene soprattutto ai progetti più protratti, alle relazioni più intense di natura psicoterapeutica, io credo che ogni operatore, operatrice sociale può creare questi spazi mentali, questi spazi di complicità, queste stanze di complicità, a condizione di darsi il tempo di lavorare, di ascoltare, di esitare e chiaramente di fare questo giro faticoso nel quale incontrare, a partire dallo sguardo dell'altro, anche le contraddizioni, i nodi, le ipocrisie che appartengono alle nostre istituzioni, alle nostre società. Ripeto, noi andiamo avanti a suon di diagnosi, dimenticando quello che non sappiamo ancora della sofferenza psichica. Proponiamo modelli pedagogici, dimenticando la violenza delle nostre istituzioni scolastiche, delle nostre istituzioni asilari. E lo sguardo dell'altro che non vi si adatta è come un tintinnio fastidioso che vorrebbe farci aprire gli occhi e chiedere una sorta di tregua, mettiamolo in questi termini, fra i nostri modelli e i loro stili educativi, le loro pedagogie, in qualche modo una tregua utile a pensare una terza strategia, una terza possibilità che sia più vicina alle loro possibilità, alle loro competenze, alla loro storia culturale e finalmente anche un po' più lontana da quelle che sono spesso mere prescrizioni. Nessuna pedagogia prescrittiva, lo sappiamo, è efficace, a meno che non si voglia tornare alle pedagogie repressive della scuola degli anni 30 e 40. Le pedagogie efficaci sono quelle che lentamente operano una trasformazione, non una docilità dell'altro. Io invito proprio a fare uno sforzo per prendere distanza dalla seduzione dell'utente docile, perché ci piacerebbe che gli utenti siano docili, che i pazienti seguano in modo passivo quanto viene suggerito, che le coppie facciano a menadito quanto indichiamo, che le madri educhino i loro figli, che i richiedenti asilo ci dicono la verità, nient'altro che la verità, soltanto la verità. Questa docilità è soltanto sinonimo di assoggettamento. Parliamo invece in termini di complicità e le relazioni che io sto immaginando a partire da corpi e sguardi concreti. Vi assicuro che nessuna delle cose dette è inventata o astratta. Per ciascuna delle cose dette ho di fronte a me delle persone in carne e ossa. Ebbene, sono sicuro che noi potremmo avanzare con molta più efficacia nell'incontro con le loro zone d'ombra, con i loro segreti, e qui ci sarebbe un grande capitolo che non possiamo fare oggi, su quello che è l'importanza del segreto nella terapia, rinunciando alla pretesa di sapere tutto dell'altro. Altro tema del quale parlo spesso, rinunciare a sapere tutto dell'altro. Forse, correggetemi, non ricordo più perché ho fatto diversi incontri in questi giorni, era proprio con voi che ricordavo il fatto che ci eravamo irritati quando avevamo sentito qualcuno dire che una persona, una paziente, non aveva rivelato all'educatore la decisione di lasciare il suo partner. La cosa ci aveva sorpreso e stupito perché ci chiedevamo per quale motivo un utente dovrebbe rivelare a un educatore la decisione di lasciare il suo fidanzato. Questa è una delle, diciamo, dei piccoli enigmi quotidiani che noi estrapoliamo dal lavoro per capire, per interrogare quello che talvolta si inceppa nei nostri progetti, nei nostri interventi terapeutici. Pretendere una sincerità totale dell'altro,
Beh, questo forse lo chiediamo noi ai nostri partner, ma nemmeno sempre. Perché dovremmo chiederlo ai nostri utenti? Dico questo scherzando e sdrammatizzando, ma è un esercizio lavorare nella palude dell'incertezza, della indefinitezza, del non sapere tutto. Questo l'altro vuole misurare, vedere quanto ne siamo capaci. E vi assicuro che la sua risposta è direttamente proporzionale alla dimostrata capacità di tollerare che non tutto si sappia della loro esistenza passata o della loro esistenza presente. Gli strumenti, che potremmo individuare allora quali sono? Saper fare, della propria ignoranza una straordinaria leva terapeutica e di ascolto. Saper creare stanze, tempi di complicità, anziché accontentarci, di, oggettivare la sofferenza, la domanda di aiuto e prescrivere protocolli, modelli, terapie o diagnosi. Esprimere, esplicitare la nostra insoddisfazione nei confronti delle nostre istituzioni, dei nostri modelli, culturali, perché questo apre all'altro la possibilità di fare un passo in avanti, anziché arroccarsi, in una difesa spesso paradossale e ostinata, persino di ciò che per primo lui o lei hanno rifiutato dei propri mondi culturali. Riuscire a lavorare con le loro lingue, che sono dei tesori infiniti, quando proprio siete nelle secche, in angolo, di idee e intuizioni in grado di rigenerare la relazione con l'altro. Anche nei momenti più difficili, riprendere termini, parole, idee nella lingua locale, facendovi aiutare da mediatori e mediatrici, può rimettere in moto una relazione che altrimenti rischierebbe la paralisi. Ora, come l'altra volta, mi piacerebbe lasciare un po' di tempo a vostre osservazioni, a vostre critiche, a vostre domande, o addirittura, se ne aveste voglia, a riflessioni, anche a partire da problemi concreti che vi stanno tormentando, in termini di metodo, in termini di approccio. Grazie, come sempre, un po' così, devo dire, ci mandi almeno personalmente un po' in crisi, togliendo ovviamente, no, delle sicurezze, guardando i partecipanti, siamo anche persone. Alcune non proprio, come posso dire, giovanissime, anche come esperienze lavorative, e tutte le volte immagino la fatica di alcuni colleghi, di alcuni operatori, che un po' tutte le volte poi devi ricominciare da capo, no? Proprio perché le persone con cui interloquiamo, interagiamo, non sono mai date una volta per tutto, no? In nessuna relazione, perché ognuno di noi si modifica, nel tempo, nelle relazioni, nelle storie. E credo che questa sia un po' la fatica più grossa, no? Dare per scontato che se tu sei così, no? Vale anche nelle relazioni tra colleghi, insomma. E ogni tanto avresti bisogno proprio di certezze, quelle sono, e da lì non ci si schioda, perché forse una delle grandi fatiche, no, che rimetti sempre non in discussione la base del tuo lavoro e della tua professionalità, ma rimetti in discussione gli sguardi e le azioni con cui tu lavori con e per le persone, indipendentemente che siano italiani o stranieri, eh? Cioè, perché poi questo è un discorso che dovremmo forse ricordarci un pochino di più. E va bene, poi ci sono. Ogni tanto devo dire che
l'idea che a uno lo sediamo, lo tranquillizziamo con un po' di farmaci perché non metta a ferro e fuoco o non le nostre strutture, ce l'ho molto, la voglia di farlo, lo dico veramente molto, molto chiaramente perché a volte ragazzi, che dorma tutto il giorno non rompe le palle, scusatemi, perché a volte alcune situazioni anche in quest'ultimo periodo, le fatiche che io sento, che non provo, nel senso che non le provo, ma che sento dagli operatori, sono veramente pesanti. L'idea di prenderlo e metterlo da una parte che almeno per 15-20 giorni sia lì e mi consenta. Allora, c'è la questione del chi ritiene altro. Mi sono persa la chat. Le chat te le guardi te. Sì, adesso avevo aperto. Intendo un rapporto C'è tutorial. una domanda da parte di Ade Rosario Lepore. La questione del chi detiene o ritiene di detenere un rapporto tutorial verso gli assistiti. Questo sicuramente pone un'effettiva riflessione sul richiedere da esso l'assoluta sincera o totale sincerità. È un tema molto importante che mette in discussione l'esperto. Ma io. Chiaramente cerco di essere proprio brevissimo perché non voglio saturare il tempo. Allora, le cose che diceva Donatella importanti lo sono anche perché ci permettono di fare spazio a certe nostre frustrazioni, a certe nostre stanchezze o tu cura un sentimento di impotenza, per cui di fronte a delle situazioni dolorose, ingovernabili e così via, chiaramente non solo è comprensibile, non solo è ragionevole, direi paradossalmente, la ricerca di una soluzione, chiamiamola così, insomma, del silenziatore, ma è di fatto quella che viene suggerita dal sistema stesso nel quale operiamo. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che il nostro dramma è che, come un sociologo aveva detto tempo addietro, adesso mi sfugge il nome, noi, senza che ne si sia consapevoli, siamo coloro che devono fare il dirty work, il lavoro sporco. E questo dobbiamo saperlo, dobbiamo ricordarlo, che non è che soltanto l'altro ha a porci problemi fino a sfiancarci al punto da desiderare una soluzione repressiva. È il lavoro sporco nel quale ciecamente poi, o non certamente in grado diverso, siamo sospinti ad ammettere sempre meno possibilità. Facciamo un esempio che ha animato molto il dibattito internazionale. In fondo, molte di noi frequentano anche le carceri per ragioni diverse. Non so se qui ci siano avvocati, avvocatesse fra voi, ma sicuramente noi frequentiamo i CPR, frequentiamo le Vallette, frequentiamo altre carceri, insomma, amici o io stesso frequento altre carceri. Noi sappiamo che quello che è accaduto nelle nostre carceri italiane, non è perché una guardia carceraria demoniaca, diabolica, ha agito per un momento di pazzia, contro il debole. Il sistema gli ha affidato il lavoro più sporco nel momento di massima crisi, quando di fronte alla legittima angoscia e protesta, in un tempo che già fuori nelle società aveva creato angosce ingovernabili, relativamente al Covid, nelle carceri italiane avevano conosciuto il peggiore ritardo, la peggiore confusione, insomma, la gestione caotica e più assurda che potesse essere immaginata. Da un lato dunque la protesta, dall'altro il cinico dispiegarsi della forza fisica e poi l'esecutore, chi fa il lavoro sporco. Quando ho evocato a caso i fatti della caserma Diaz, è per ricordare
che il capo della polizia non si è sporcato affatto in quell'occasione le mani, manganellando nella notte delle persone che stavano dormendo, fino a rompere i denti o le labbra. Lui era tranquillo altrove per ricevere poi, dopo qualche mese, da un nuovo governo, un nuovo incarico. Il lavoro sporco è quello che prima o poi noi siamo sospinti a fare. Ed è per questo che io dicevo, l'unica garanzia per non essere divorati da questa tentazione è avanzare un po' verso lo sguardo dell'altro, dell'altra, facendoci un po' complici della loro percezione del reale, che forse può illuminarci e permetterci di trovare dei compromessi. Sicuramente il fastidioso, io ricordo che cioè, lo scritto del 52 e del 51 di Fanon parlava già delle persone che andavano negli ospedali a chiedere dei farmaci e poi anziché aspettare un mese tornavano il giorno dopo. Ricordo perfettamente un paziente al Mauriziano, me lo ricordo ancora, che con le sue, un ragazzo giovanissimo di 22 anni continuava a bussare alla porta dell'SPDC. La collega di guardia, stanca, annoiata, di una certa età, a un certo punto lo manda proprio a stendere, imprecando contro di lui, e in modo molto poco professionale si inventa una presunta sindrome di arabicità per spiegare l'atteggiamento insistente con il quale questo ragazzo chiedeva degli ansiolitici. Ora, vi assicuro che queste immagini, gli scritti di Fanon 52, quello che io, di cui sono stato testimone al Mauriziano qualche anno fa, quando lavoravo come psichiatra, mi fanno capire che spesso, quando non riusciamo più a tenere insieme i legami fra le condizioni sociali, le condizioni individuali e quelle istituzionali, noi finiamo per ridurre le nostre possibilità di intervento. C'è una definizione di etnopsichiatria che io apprezzo molto perché non si limita a definire soltanto gli strumenti della psichiatria, l'appartenenza culturale, il contesto religioso. Certo, vi fa riferimento, però dice che l'etnopsichiatria è l'analisi delle transizioni individuali, culturali, istituzionali. Ora, noi dovremmo entrare in questa analisi incessante delle transizioni, delle crisi, delle lacune, delle zone d'ombra e mettere insieme alla cultura anche l'istituzione. Io sto insistendo anche dalla volta scorsa a parlare delle nostre istituzioni per rimetterle al centro del nostro lavoro. È una sorta di piccola, come dire, sfida proprio concettuale. Non c'è la cultura dell'altro e la mia diagnosi, la cultura dell'altro, l'inganno dell'altro e la mia istituzione indenni, che replicano solo il vero e la ricerca del benessere. C'è qualcosa di più complesso. E allora dobbiamo accettare questa piccola discesa negli inferi dei nostri modelli per non essere lasciati soltanto a operare come coloro che fanno il lavoro sporco. L'ultima azione, l'ultimo gesto che spesso, ahimè, non può che essere quello del diniego, del rifiuto, del disprezzo, in qualche caso persino il disprezzo, perché la stanchezza poi è un termine variopinto. Nella parola stanchezza entrano molte esperienze diverse. E vi assicuro che anche se l'idea, come diceva prima Donatella, può essere che io vi lasci più disarmati di prima, l'idea che voglio comunicarvi è al contrario la certezza che da questo tipo di approccio voi ne usciate rafforzati. Rafforzati nel rapporto con gli utenti, a una condizione, che accettiate di essere più sole e soli
nei confronti delle vostre istituzioni. Se voi siete totalmente identificati, identificate alla vostra istituzione, questo sicuramente è più difficile. Mi taccio perché vedo che c'è una persona che ha alzato la mano, però non la vedo più. Perché c'è stata un'immagine e poi c'è Silvia Paola Donadio che scrive: ho lavorato molti anni con le donne violentate del centro antiviolenza di Sant'Anna e anche con loro c'era spesso un giudizio sulla sincerità sia da parte delle operatrici che da parte delle forze dell'ordine e dei magistrati. Ho visto che le persone più esperte e intelligenti erano quelle che non si stupivano. Perché dovrebbe raccontare tutto al di là della vergogna e di altri sentimenti comprensibilissimi? Sono le persone più insicure che si aspettano la sincerità È totale. vero. Certo, sono d'accordo con quanto Silvia dice e credo che il lavoro con la popolazione immigrata è per noi, a certe condizioni, un incredibile, come dire, un incredibile vaccino contro l'ingenuità, contro l'insicurezza, contro noi stiamo apprendendo modelli di moralità diversi, stiamo apprendendo modelli di sessualità differenti, di affettività, di diritto, ma sicuramente stiamo apprendendo anche a comportare, ad avere relazioni interpersonali differenti. Questo è un grande esercizio. Se lo riteniamo come un apprendimento che nessuna scuola ha potuto darci né avrebbe potuto darci, anche l'impotenza diventa come dire, un momento meraviglioso, come il ragazzo che torna a casa e non sa risolvere il problema di matematica. A me capitava spesso, però io mi ci divertivo a rimanere 3 ore incapace di trovare la soluzione al problema di matematica che mi era stato dato. E prego, Caterina. Buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo solo riportare combinazione. Oggi ho avuto uno scambio con uno dei miei ragazzi. Io lavoro in un CAIS, non lavoro con pazienti psichiatrici, non mi occupo di questo. Però adesso sentendo quello che lei diceva in merito al discorso dell'appartenenza alla famiglia, al gruppo da cui si viene, insomma, dal quale abbiamo le origini. Proprio oggi ho avuto uno scambio con uno dei miei ragazzi che ultimamente, in questi ultimi giorni, è un po' più chiuso, un po' più triste, un po' più. E oggi, per cercare di scrollarlo un po', gli ho detto che, insomma, lui sta sempre attaccato, come quasi tutti loro, al cellulare, in contatto diretto comunque con o la famiglia o con un gruppo amicale, comunque sempre del suo paese. E gli dicevo, dovresti invece vivere un po' di più la tua realtà, i tuoi compagni di abitazione, di convivenza, dovresti condividere qualcosa in più con loro per stare meglio. E lui mi ha espresso un concetto che ora ritrovo nelle sue parole molto chiare. Mi ha detto, ma in inglese, perché è nigeriano, quindi parla inglese, parla anche italiano, però per esprimere tutta la sua sofferenza usa ovviamente la lingua che gli appartiene di più. Mi ha detto, ma io con queste persone qua, no, che storia ho? Cioè, no? Proprio il concetto di storia da condividere con queste altre persone. E lui, io non ho niente, io ho bisogno di sentire la mia famiglia, i miei riferimenti affettivi e con i quali ho una storia di vita. Proprio è stato un concetto chiaro che effettivamente mi ha fatto sentire un attimino così disarmata rispetto a cosa potergli proporre, no? In alternativa per stare meglio, per superare un po' questo disagio che lui in questi giorni sta un po' vivendo, perché così è vero, la loro storia non riusciamo proprio a spesso a considerarla una parte così importante. No, no, ovviamente uno lo sa che c'è. Però questo ragazzo è qui comunque da 4 anni.
5 anni, però è anche fortissimo questo legame, ovviamente rimarrà tale, penso, non giustamente. Ma, io aggiungo soltanto che nessun legame deve essere idealizzato. Noi sappiamo che il sentimento della nostalgia che tutti conosciamo è un sentimento molto ambivalente, che non è soltanto per il luogo nel quale non possiamo più tornare o nel quale, dal quale ci sentiamo separati, per il tempo dal quale ormai siamo irrevocabilmente separati, è anche il segno di qualcosa di irrisolto. Quindi noi dobbiamo sapere che il legame con le proprie famiglie, i propri villaggi, sono insieme croce e delizia. L'etnologo che diceva, che ricordavo prima, Rick Droni, diceva che lui aveva scoperto durante i suoi 50 anni di vita in Camerun che c'era intorno a lui, nelle famiglie, nella società, una infinita violenza. La sua conoscenza, la sua iniziazione aveva finito con rivelargli questo e aveva finalmente compreso il significato di un proverbio in una lingua costiera che diceva più o meno: bisogna, il faut vivre avec son sorcier, bisogna vivere con il proprio stregone, per dire che c'è un male non soltanto all'esterno, ma anche accanto a noi, nella propria famiglia, dentro di noi probabilmente. L'esercizio che ci viene chiesto è in qualche modo di essere accanto a loro in questo essere con il proprio stregone. E questo è importante, sapendo che la negatività, la violenza, la minaccia sorgono ovunque, nessuna società ne è indenne. A Sara, che pone una domanda, Sara Giorgi non la vedo però credo che mi senta, pone una domanda: non rischia questa presa di distanza dalle istituzioni all'interno delle quali si opera di riprodurre la solitudine e la separazione dell'altro? Com'è possibile curare le istituzioni al fine di accogliere l'altro all'interno di un sistema sano senza scegliere fra l'identificazione con le prime o il secondo? Allora, questa è una domanda, Sara, che mi interroga personalmente da sempre, perché io con le istituzioni ho un rapporto molto, molto conflittuale. Mi vedete sorridente e calmo, ma l'unica volta che mi arrabbio è con le istituzioni, e mi arrabbio in un modo che voi nemmeno lontanamente riuscite a immaginare. Sicuramente le istituzioni sono spesso luoghi di negazione del buon senso, sono luoghi di riproduzione dell'arbitrario che ignorare nei loro difetti sarebbe sintomatico. Quando ero psichiatra l'ho espresso in modo violento, quando sono in università non cesso di esprimere nei confronti dei fatti arbitrari, delle ipocrisie che potete ben immaginare, il mio punto di vista, spesso battendo i pugni sul tavolo. Ma in fin dei conti questa contestazione perenne, che una collega mi diceva: Roberto, ogni tanto riposati, non puoi lottare proprio sempre, ogni tanto rilassati anche tu, e le do ragione, le riconosco il diritto di prendere anche un po' di distacco. È tuttavia qualcosa che con giusta dose può rivelarsi uno strumento che migliora e le istituzioni e il nostro rapporto con gli utenti. Se io negassi agli studenti e alle studentesse i dati oscuri dell'istituzione universitaria, al paziente psichiatrico negassi gli effetti collaterali dei farmaci. Voi sapete che molti medici non comunicano gli effetti collaterali degli psicofarmaci, ne abbiamo parlato già la volta scorsa forse. Cioè, questo per me non migliora la relazione con lo studente o con il paziente. Non ho la pretesa da solo di curare l'istituzione universitaria o l'istituzione psichiatrica,
Però so che molte persone possono da questi grani diciamo, di fastidio, di critica, trarre energie per pensare cose diverse, perché ci sono dei colleghi psichiatri che fanno un lavoro splendido, di una creatività inimmaginabile dentro l'SPDC, dentro i centri di salute mentale e così via. Allo stesso modo, nelle università ci sono colleghe e colleghi che riescono a fare esperienze didattiche di una bellezza straordinaria, più belle di quanto io possa immaginarle. Quindi significa che comunque dire i punti deboli non significa rovesciare il negativo sulla totalità di questi spazi, significa però trovare una collocazione che permetta all'altro di fare un movimento positivo, terapeutico, dinamico. Il nostro obiettivo rimane fondamentalmente questo, della trasformazione. Ogni volta che riusciamo a trasformare un poco le persone, ma anche le istituzioni. Io una volta ho detto a una collega che si occupava in università dei sistemi di valutazione e così via, ho detto: ma tu hai la tua materia che è straordinaria, ma come fai a innamorarti di tutte queste atroci valutazioni dei corsi e così via, eccetera, eccetera. Alla fine abbiamo riso insieme e al suo rilievo critico io ho dato una risposta paradossale che lei ha accettato come tale, includendola nelle risposte del presidente di corso alla commissione paritetica. Dicevo letteralmente, preso atto della veritura, scusate, della imperitura verità del senato accademico, del suo prestigioso sapere e così via, mi inchino e quindi modifico. La persona ha capito che stavo prendendo in giro, ovviamente, ma ha riso e abbiamo riso per un po' entrambi delle cose folli che ci vengono richieste. Ridere della follia, ridere dell'arbitrio è già un primo importante passo. Se questo viene fatto anche con l'utente, con gli utenti, significa che noi riusciamo a vedere più spesso di quanto non ci si permetta di fare il re nudo. E vi assicuro che questo è già terapeutico per loro come per noi. Se io dovessi credere alla verità dell'istituzione, sarei invece in una condizione sintomatica. Se io invece riesco a tollerare i suoi limiti, provare a criticarli e comunque vivendoci, io non mi sento, cioè, vittima di quella che sarebbe veramente un'allucinazione autoinferta. E dire che tutto va bene, che tutto è coerente. E nello spazio della critica non abbiamo certo la presunzione di poter tutto cambiare, ma possiamo mettere in moto delle dinamiche che vi assicuro, ho visto anche in modo autonomo, in modo diverso, realizzate da altre colleghe, da altri colleghi, tanto quanto lavoravo nell'istituzione psichiatrica, quanto ora che lavoro nell'istituzione accademica. E gli esempi sono innumerevoli, sono peraltro queste le persone con le quali creiamo delle reti altre, delle reti di supporto per le persone sofferenti. Quando io faccio, adesso sto facendo un lavoro con colleghi siciliani che lavorano nei servizi di psichiatria e con Médecins Sans Frontières. È straordinario, sono persone di una umanità e di un impegno al cospetto delle violenze e dei lutti che potete ben immaginare per quello che arriva dal Mediterraneo sulle coste della Sicilia e di Lampedusa, che mi ha sorpreso perché li ho visti vitali. Persone vitali significa per me persone arrabbiate, persone emotivamente compromesse, non persone che si limitano a dire tu arrivi oggi ed entri nel CAS, tu sei senza permesso, finisci nel CPR e in questa organizzata levigata, riduzione dei problemi a uno scambio ferroviario, pensano di trovare la risposta a problemi che noi stessi abbiamo generato. È un ritornello, la Libia, ci dobbiamo ricordare la Libia. Noi siamo ancora una volta condannati a fare il lavoro sporco se non ricordiamo noi per primi quello che abbiamo fatto in Libia. È
È un po' quello che ci viene sempre rimproverato da chi ricorda il genocidio ebraico, la Shoah e così via. Lasciati soli a ricordare, le persone non possono che diventare paranoiche, pazze, isolate. Dobbiamo essere noi per primi a ricordare certi fatti. Questo è un principio che vale per tutti i contesti di violenza, di abuso. E quelli anche più piccoli, più quotidiani di cui stiamo parlando. Non lasciare solo gli altri a denunciare, a diventare gli accusatori del sistema, i rompiscatole, significa ridurre la loro rabbia, significa ridurre la loro aggressività. E questo è terapeutico, significa finalmente modulare, trasformare certi atteggiamenti. Grace Sciarrone, salve. Potrebbe condividere il titolo del romanzo Amatissima, penso che ti riferissi al testo quando dicevo che non occorre dire tutto, ma sapere che l'altro è disponibile ad ascoltare quando lo vorremmo raccontare il nostro dolore. Penso che sia quello il riferimento. Se è quello, si tratta di Amatissima di Toni Morrison. Un libro che leggete una volta e rileggerete la seconda volta il giorno successivo e una terza volta ancora. È un libro che si presta a infinite letture, come tutta la letteratura di Toni Morrison. Però sicuramente con Roberta e Donatella prendo l'impegno solenne di dare qualche riferimento come Grace chiede. Su cultura rumena emigranti, di origine rumena, romanzi, saggi, studi, certo, posso diciamo, immaginare qualche titolo per l'ombrellone, mettiamola così, da inviarle. Ci sono altre osservazioni, altre richieste? Ci stiamo un po' avviando verso la conclusione. Utilizzo questo spazzetto per salutare una persona che da un po' di anni e che tu conosci, che è Alga. Quando eravamo giovani, Non la lo vedo vedi? però, dove la vedi? Io non È riesco a Alga vedere. Barbacini, magari si palesa, si fa vedere, ci Io non riesco dice a cose, vedere. se è sempre lei. Presumo di Alga, sì, vedi che lei. sì, sono sempre io. Valga. Sì, mi fa piacere vedervi e sentirvi. Abbiamo iniziato Chiedo grandi scusa a cose tutti gli altri, insieme. ma abbiamo iniziato grandi cose insieme qualche lustro fa, ecco, mettiamo così. Vabbè, adesso continuiamo, l'importante è Certo. continuare. Scusate tutti gli altri che però vi vedo di più, era un po' che non mi sentivo con Alga e mi faceva davvero, utilizzo per motivi privati, che poi non è vero, per Va salutare bene. Alga. Vedi, ci dobbiamo rimettere tutti insieme. Sei di nuovo sull'accoglienza? Sì, con la CSD. Che culo. Che fortuna che abbiamo. No, Scusate. io aggiungerei tra l'altro Donatella che forse, come dire, detta così può sembrare un'osservazione banale, però di fatto le persone che sono qui, come in altri contesti, sono persone che stanno svolgendo una incredibile funzione, diciamo così, tampone. Stanno assorbendo una sofferenza sociale da un lato e dall'altro. Dobbiamo ricordare che siamo spesso lasciati soli e questa stanchezza quindi non deriva dalle persone, ma dal fatto che questa rabbia, questa sofferenza hanno delle cause, hanno delle responsabilità. Io credo che il terapeuta deve combinare come un acrobata l'arte di ascoltare i più privati segreti di cui sta male, ma insieme aiutarlo a non cadere dentro
l'abisso della propria solitudine di sofferenza, e quindi creare sempre un dialogo fra ragioni interne e ragioni esterne. Se riusciamo a creare questa piccola acrobazia, questa funzione tampone che di fatto realizziamo, ci costa di meno, ne troviamo anche forse un senso. Donatella sa perfettamente che per come conosce il centro Fanon, che i nostri cellulari, lo dico così, qualunque cosa accada per un controllo della polizia, Donatella potrebbe dire una buona parola nei miei confronti, ma i nostri cellulari sono nelle mani di centinaia di persone che spesso, ed è così, ve lo assicuro, a luna di notte o alle 8 del mattino di domenica, se devono dire che la figlia non è tornata a casa, chiamano noi, cioè non si rivolgono a nessun altro. È probabilmente una misura del fatto di quella enorme funzione tampone che gli operatori di questo ambito oggi stanno esercitando, pagando un prezzo, una stanchezza, però diciamo che è anche un lavoro che sta probabilmente, più di quanto non si immagini, trasformando la rappresentazione delle nostre società. Noi non ce lo diciamo, ma noi siamo comunque coloro che probabilmente credono meno degli altri ai discorsi televisivi, alle veline, alle chiacchiere della sera. Noi non ci crediamo, siamo meno innocenti. Abbiamo cominciato a vedere le cose da un altro punto di vista. Sappiamo quello che nel Mediterraneo accade, non ci fidiamo più tanto dei discorsi dominanti. Questo è importante perché di fatto ogni persona qui costituisce un piccolo elemento di critica, che può essere anche la costruzione di spazi di vivibilità per altri. E poi, ripeto, facciamo tesoro del vecchio gesuita: il male c'è, non lo riusciremo mai a cancellare, la sofferenza c'è, non riusciremo mai a curarla del tutto. Bisogna sistematicamente riaggiornare i nostri vaccini, il nostro sistema, per combatterlo nei modi nei quali continuerà a ripresentarsi. Io aggiungo un'ultima cosa, nonostante i rumori di fondo per cui mi hanno disattivato, e torno dentro. Il fatto che siamo molti operatori, che sono presenti, molti operatori dell'accoglienza in generale e dei servizi, è anche dovuto al fatto che, come dicevo già prima, proprio per quello che viene altrove, del quale non siamo direttamente responsabili, però la tipologia delle sofferenze delle persone che stanno proprio male, che poi ce la fanno anche, è molto cambiata in questi anni, no? Pensando a quello che dicevo con Alga prima, non avevamo così devastati dal percorso migratorio, su cui poi si aggiungono alcune vicende anche locali. Questa disponibilità, io parlo ovviamente per le strutture della prefettura, per i CAS, c'è stato in questi anni, in questi 6 anni e mezzo, 7 anni ormai, una davvero, e lo voglio dire di nuovo, l'ho già detto in altre occasioni pubblicamente, il percorso di crescita professionale, umana, di adesione anche a momenti di formazione fatte grazie a dei progetti europei presentati dalla prefettura o da altri, questa messa in rete che abbiamo sperimentato in questi anni ci rende meno soli e un po' più attrezzati.
Se io penso ai CAS, questo termine orribile, Centri di Accoglienza Straordinaria, devo davvero riconoscere al 99% degli operatori tutti questa capacità di essersi messi in gioco, della fatica che anch'io a volte, non 24 ore su 24, per fortuna, ma che io e i miei colleghi accogliamo in qualche modo, anche se poi non abbiamo soluzioni, perché sia ben chiaro, non sempre le soluzioni le abbiamo, molte volte no, però l'esserci, il proporre dei percorsi di formazione, il ragionare, il crescere insieme, perché siamo all'interno di una fenomeno in continua evoluzione. Le situazioni di 3 anni fa, che sembra un tempo molto limitato, non sono le stesse di quelle che stanno arrivando adesso. E lo sfruttamento anche dei ragazzi. Poi man mano scopriamo delle cose perché abbiamo degli strumenti, delle sensibilità maggiori, delle attenzioni, degli occhi diversi nel vedere le cose. E allora non è la verità, ma ci rendiamo conto che se qualcuno ha qualche problemino, riusciamo un pezzo di percorso a farlo, un po' a instaurare dei rapporti di fiducia e anche a indirizzarlo altrove. Riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni, pubblico e privato, grazie sicuramente anche al fatto che ci sono stati approvati un tot di progetti, nonostante l'essere anche a volte molto critica nei confronti della mia istituzione locale e nazionale. Però ci ha davvero permesso anche di farci riconoscere all'esterno, quindi a livello nazionale, come un'eccellenza, che non ce lo diciamo mai abbastanza, tutti quanti insieme. E anche questo progetto sul disagio mentale, che è una fatica enorme, però stiamo mettendo insieme pezzi di servizi, ci stiamo riconoscendo, ci stiamo cercando. No, anche di nuovo di lavorare insieme con tutti i limiti legati sia alle istituzioni di appartenenza, ma anche legate proprio al nostro essere operatori che a volte ti devi anche un pochino difendere. E su questo davvero io vi ringrazio enormemente per la vostra presenza, per aver accolto, no, tutte le opportunità, non solo questa, di formazione a vario titolo, perché stiamo di nuovo dimostrando che insieme possiamo lavorare nel miglior modo possibile, con tutti i nostri limiti, fatiche, scazzi, poi ci sono anche quelli, non è che noi non litighiamo mai, insomma. Però, avendo al centro la persona, noi siamo davvero in questi, soprattutto in questi anni, da quando, diciamo, è arrivata la seconda emergenza, quella prima era emergenza Nord Africa, ma la seconda, gli sbarchi, chiamiamoli così, diciamocelo tutti quanti insieme che abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Donatella, scusami se posso inserirmi a proposito di opportunità e percorsi di formazione. Volevo solo fare un attimo una comunicazione per appunto annunciare quelli che saranno un po' i prossimi passi. E innanzitutto volevo ringraziare il professor Beneduce per questi preziosi incontri che ci permettono quindi di andare avanti nel nostro progetto SAMMI per quanto riguarda la parte di formazione. Da settembre partiranno dei moduli di formazione che saranno più che altro volti
all'analisi, alla gestione, alla presa in carico di casi, sempre rispetto a persone migranti con problemi di disagio mentale o legati alle dipendenze. E in questa occasione sì, diversamente da oggi e dall'ultima volta, si lavorerà in piccoli gruppi che saranno costruiti in modo tale da essere più settoriali possibili, appunto sull'analisi di casi specifici. E questa parte di formazione sarà suddivisa in due moduli che inizieranno appunto il 13 settembre. E non all'interno del progetto SAMI, ma comunque un progetto che può essere di interesse per le persone che sono qui oggi, il progetto PRIMED, che è un progetto che sta per, PRIMED sta per prevenzione e interazione nello spazio transmediterraneo, è un progetto molto ampio di formazione, sempre rivolta a operatori sanitari e socioassistenziali del territorio, che ha come tema, diciamo, un po' più un focus su quelli che sono i bisogni della popolazione musulmana, sempre con uno sguardo multidisciplinare. E anche in questo caso ci saranno due moduli di formazione che partiranno dal 1 settembre. Entrambe queste formazioni saranno accreditate ECM e per gli assistenti sociali, quindi rilasceranno dei crediti professionali, e vi scrivo in chat l'indirizzo mail a cui potete scrivere per ricevere informazioni. Grazie. Se non c'è altro, ringrazio di nuovo e lascio finire. Allora, ci rivediamo, chissà se in futuro ci saranno altre occasioni. Vediamo questa attenzione critica, ricordando le cose che stiamo apprendendo, non avendo timore chiaramente di criticare gli aspetti più controversi dell'attuale gestione della migrazione, perché quelli sono sicuramente presenti, insomma non bisogna avere paura di individuarli, e al tempo stesso però riconoscendo quello che stiamo accumulando in termini di sensibilità, di competenze, di esperienze. Probabilmente sarebbe anche utile un confronto non solo interno alla realtà nazionale, ma anche con altri paesi. Questo permetterebbe sicuramente di vederci un po' dall'esterno, con gli sguardi anche di altre esperienze. Quindi non so se lo preveda il progetto, ma noi per esempio, pensavo, sai che cosa, Donatella? Noi paradossalmente facciamo degli strani interventi ora che siamo diventati tutti bravissimi per il lavoro a distanza con famiglie che sono rifugiate in Grecia, con famiglie che sono rifugiate oppure con in Tunisia. Sarebbe interessante, no, se il progetto in futuro potesse far parlare anche degli esperti, dei colleghi di queste realtà che ci dicono un po' che cosa accade, che cosa non funziona, perché noi siamo poi parte di un sistema Europa, non dimentichiamolo, quindi ci sono dei vincoli che al di là delle nostre premesse, dei nostri sforzi, ci impediscono di operare diversamente. Ci siamo persi. Sì. Si è bloccato il ragazzo. Comunque, cogliamo anche questo input, tanto lui non ci sente, per future progettualità di allargare l'orizzonte ad altre sponde del Mediterraneo. Ti avevamo perso per un attimo, riprendi pure. Ma comunque no, credo che abbia sintetizzato benissimo quello che stavo dicendo, quindi finiamo pure qui, per me va bene.
di nuovo a tutti, grazie all'Università, grazie a Ires, grazie a voi e grazie ovviamente a Roberto Beneduce. A presto. Buona estate e ci vediamo a settembre. Grazie, a presto. Salve a tutti e a tutte. Grazie a tutti, a presto.